Ieri, per aprire un cazzo di yogurt, mi sono tagliato sia il labbro che il dito. Bello, canto, Cioè, con uno yogurt. e sì, per uno yogurt. Non è Bella a che stavi tutti, tagliando un ragazzi. prosciutto. Ciao, ragazzi. Ragazzi, bella a tutti, ragazzi, ben ritrovati. Puntata del format mensile con Worlds. E stavo raccontando che ieri aprivo uno yogurt. Sai che te ce la fai ad aprirlo netto, no? Ormai. No, 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 E rimane dopo, sempre. per leccare, mi sono tagliato il labbro qua e poi ho detto arco due, poi pam, il dito e sanguinavo Figa, dappertutto. Cioè, veramente. E immaginavo, adesso muoio dissanguato e mi immaginavo, non so, ecco, con quando lo sapevate, che con no, lo yogurt. i ris di Parma che ti trovavano lì con lo Sì, ma yogurt. avevo il fazzoletto, cioè proprio sanguinavo un casino. E ho detto, ma Dio, oh, dai, non si può finire così, dai, cazzo. Sfacciato da un cazzo di yogurt. Come va, Worlds? Sto bene, Kant. Io ho nessun problema con gli yogurt. Con gli yogurt, ottimo. Oh, Tra l'altro, posso farti vedere una cosa? quello che vuoi. Perché mi ha regalato la mia Ciao, sorellina. Masu. Ciao, Masu. La mia sorellina mi ha regalato questi pop dei Blink, no? Nudi. Questi Ok, quelli ce li ho anch'io, sì. qua, c'hai? Ma hai visto i dettagli su Travis? Cioè, Milo qui. Sì. E Incredibile. sono quelli che suonano, vero? No, no, sono quelli nudi che corrono. Ah, no, io quelli che suonano. Quelli nudi che No, no, suonano io. io ho quelli nudi che corrono. E come è fatta la Col scatola? La mia era lunga così. sì, è simile. Ok, fa vedere. Ah, perché io ho quelli nudi che suonano. E tra l'altro è stato abbastanza un'odissea perché li ordinai quando li annunciarono. E tipo, ogni tanto passavo dal fumettificio e mi fa: sì, vai tranquillo, stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando. E alla E non fine arrivava l'ho un preso. cazzo. No, l'ho preso in saccoccia, ha chiuso lui e non mi ha detto niente. E alla fine li ho trovati su Vinted. Bomba. Ah, ok, dai, Perché ho ci sta. visto che ci sono quelli che ho io che mi gasano che suonano. Infatti li ho messi là dove ho tutti un po' i pupazzi. E poi ci sono quelli col vinile grigio, però il vinile non è un Sono là. vinile vero. Ok. Fa vedere, ecco. Quelli. E poi adesso ho fatto anche quelli che corrono. Sì. Ho fatto quelli che Però corrono. io volevo prendere anche quelli col vinile, però non è un vinile vero, No, no, è è tipo. finto, è finto. Ok. È solo lì. Pensavo che io fosse vero. E invece no, cioè Sarebbe fa stato figo se l'effetto un po'. c'era il vinile vero con la copertina vera, magari lo mettevano anche un pelo di più, però sarebbe stato veramente una bomba, cazzo. Che comunque costa 80 euro quello lì. Costa 80 euro? Gli altri? Una Non lo quarantina, so. che per tre franco quelli che ho preso io. Dopo li ho trovati a meno su Vinted, perché però venivano tipo, vado dal tipo a ordinare, mi fa, vabbè, che costano un casino. Io ho detto, quanto? Ah, sono 43 euro. Ma me la collo, dai, ma non mi fa, perché non so, magari aveva tipo un target un po' di ragazzini, che magari un Funko Pop, Ci quindi sta. però 43 euro ci sta, dai. Occhio che ti è partito l'audio. Sì, a E posto. tra l'altro ho girato oggi il video su Vantage Point, vedo che l'ho scoperto, che racconto. Grande. Ah, ma hai Aspetta. preso il vinile? Sì, aspetta, spoiler un attimo, Dai, 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 cazzo. E tra l'altro è andato mega in hype. Il video esce. Se non abbiamo problemi di audio, domani esce il podcast di questo, quindi l'11 esce questo. Se ci sono problemi di audio, domani esce già questo, eccolo qua. L'ho preso da Grande. Matteo di Grand Promotion, e tra l'altro bellissimo, beh, qua. Ah, che figo. Grande, figata, E sai figata, quante figata. copie hanno fatto di questo album? Non ne ho idea. Tanti o Prova a pochi? sparare un numero, band Ma tipo alto? qui. Beh, no, Ah. te lo dico perché. Cioè, se te l'ho fatto è molto alto e molto basso. Se ti ho detto così.
Infatti, boh, 3000. 515. Sono tante che Sono dire. poche. No, secondo me sono tante, dai. Guarda che sono sconosciuti, Ma 515 sono pochissime. Infatti già non si trova più. Cioè, solo qua in Italia, dopo che ne abbiamo parlato, è a casa. Dopo, quando esce il video, già non si riesce a trovare da Grand Promotion. Sì, quello è vero. Ma Grind Promotion cosa ti ha detto? Che c'è interesse? Grind Promotion cosa ti ha detto? Che c'è interesse attorno? So che adesso già non si trova, quindi quelle che avevano sono finite. Scusatemi, rimetto vicino al microfono che devo prendere i vinili. Però, cioè, questa colorway sono tipo 350, dell'altra 115, una 100, così. Va bene, figata. Sono contento però. Molto poco, cioè, una band italiana fa conto esce su 300 copie, quindi loro sotto Triple B... Sì, no, sai cos'è? Il fatto che siano sotto Triple B, effettivamente, che 500 su un po', sì. Poi vabbè, loro sono pochi cazzi per ristampare, quindi l'album credo sia andato bene. Cioè, fa conto, vedevo i gel nel video, dicevo le cifre ed erano altissime, cioè migliaia. Sì, sì, è vero. Vediamo, pensandoci, sì. Ciao Nico, ciao ragazzi, album dell'anno per te... Per me è semplice. Sì, per me è stato il disco di una band che si chiama Arche Realms. Ho capito. E si chiama Cult, è un disco orgcore. Ma le abbiamo passate anche qua, oppure le abbiamo passate anche qua, vero? Sì. Qua no, perché è uscito tipo in aprile, però forse okay, te ne avevo allora parlato io. Sì, ne avevi parlato, me li ero segnati. Sì. Che tra l'altro mi ricordo perché una delle mie canzoni preferite, appunto, di Laura Jane Grace all'epoca. Ah, sì. Il disco solista, che all'epoca sotto nome Tom Gabel, era proprio Arch Realms. Allora mi è rimasto impresso perché... E poi di quella canzone in particolare... un capolavoro e la cover che fecero gli Off With The Reds, non so se l'hai mai sentita. Sì. Che non è punk rock, è sludge, tipo sludge metal, una roba del genere. Sì. Figa, cazzo, non me l'ero dimenticata quella lì. Che vero. C'era il video che lanciavano al cane le patatine, l'hamburger, così. È vero. Ed era tipo accordati tipo in do, una roba del genere, adesso non mi ricordo, in do, in sol, delle accordature che non avevano senso, e infatti non l'ha mai fatta dal vivo, perché cioè gli Off With The Reds che facevano un pezzo totalmente al di fuori della loro portata, ed è la loro portata secondo me dal vivo. Sì, cioè, infatti bellissimo. Nel mio Regas, dai, potrebbero lo essere sappiamo. I gel, come ho già detto. Sì, dai, dico i gel. Quella che dice Warhol, sì, ok, ma in Italia 300 stampate te ne restano un centinaio sul groppone. Lo so, Regas. Dipende quanto suona la band per la band. Infatti ieri parlavo con gli scheletri, anche loro immagino abbiano stampato quello, tanto... se vai in tour, eccetera, 300 le smazzi, se fai anche un paio di mandate europee e se hai un po' di respiro... È quello che ti salva. Perché 300 sono tante da smazzare. Voi adesso... allora, gli Sludder di Warhol se ne parleremo come bonus il mese prossimo perché esce il disco, intanto il singolo è già fuori, Porcupine. Sì. Tutto un botto, bello. Grazie, Kant. Grazie mille. Ce le siamo dette in privato queste cose. E quindi, sì. Voi uscite su CD invece? Noi usciremo su CD, mega spoiler, iper mega spoiler, però sì. Sì. Quindi è adesso, a gennaio, vero? Sì, lo spoilerone è che lo annunciamo domani, la data di uscita dell'EP che sarà il 19 di gennaio. Quindi ci siete, bomba. E ci siamo, tutto pronto, e 19 questo. Gennaio sono fuori. Sì, dai. Tra
tra fine gennaio, dopo quando arriva il disco e tutto, e faremo la puntata anche qua, Va che bene. invito sia Woroski che altri Vegas, così parliamo un po'. Sapete che per fare la puntata aspetto che ci sia il disco fuori, eccetera, quindi Assolutamente no. e ce l'hanno. Ottimo. Io non vedo l'ora di arrivare a parlartene. E singolo della Madonna, infatti dicono Grazie. veramente che mi è rimasto in testa un botto, molto molto catchy, punk rock melodico, quindi andatevelo a beccare perché, sì, è perché sei Wars, ma perché è un bel pezzo, quindi ci tengo. E Bene, intanto ho bene, bene. prenotato. Quante copie hai fatte? Vabbè, piccola domanda per curiosità su... Pochissime, pochissime, pochissime. Diciamo 50 copie, super limitato. 50, bello, bello. Sì, Intanto sì, uno, sì. Giancamuno l'ha già preso. 50 copie mi sa che vi vanno via molto, Va molto. Quindi, bene, va bene, li ristamperemo in ma caso, sì, va anche bene. perché se le vendete le 50, vedete che c'è un po' di interesse, eccetera. A questo punto, dopo vi fate la base per stampare il vinile e così ci sta anche Esatto. quello. Esatto, Dai, esatto. Logica, ci la sia. logica è un po' quella. Alla fine è un EP, non è che avevamo grosse pretese, quindi da quel Adesso punto vedo di in vista là. molti come gli scheletri o il corpo estraneo che avrò. I primi due P, che tutte band che avevano due P, fanno poi col secondo, in un lato mettono il nuovo e poi mettono il vecchio nell'altro. Sì. Sì, ti Funziona? dirò, funziona, è una cosa che io, funziona ed è una cosa che Gigio, chitarrista nostro, vorrebbe, però è una cosa a cui io mi oppongo. Perché? Non mi piace, cioè capisco la necessità e il motivo per cui viene fatto, però preferisco un disco che non accorpare due EP. È un Dai, poi ne buona. parleremo bene nella Sì, puntata, però... ne parleremo. No, no, sono punti di vista, cioè capisco benissimo il tuo, ma capisco anche perché molti adesso escono così, perché col primo EP magari si fanno notare, poi ne fanno un altro che magari hanno un'etichetta dietro, perché dopo Eh sì. da Eh zero non ti prende nessuno sì, senza un EP infatti. fuori. Quindi il primo EP self-released e poi con l'etichetta ti dice, oh, c'è spazio, mettiamolo. Sì. Punti di Vabbè, oh, Kevin. veniamo a noi, canto, perché Com'è se andato sennò... dicembre? Ah, Allora, sì, dai. dicembre no, non è stato facile dicembre, lo Per te è il sapevamo. mese più difficile perché... È il mese più difficile perché comunque chi ha dato, nessuno vuole prendersi la briga di uscire un mese che nessuno ti bada e quindi non è uscita tanta roba. Però abbiamo le 5 uscite, quindi... Bene. Però le abbiamo. Allora, partiamo. Allora, a parte che io partirei con un extra che non ho voluto mettere all'interno delle 5 perché hai fatto la puntata ieri e sono gli Skeletri con Gli Torino. scheletri, ci sta. Quindi diciamo che sono sei, no? Gli Skeletri è una. E passiamo ad ascoltare la musica. L'altra band di cui parleremo, sempre italiana, loro sono di Verona, si chiamano Nothing About Me. Sono usciti con un album di 8 pezzi che si chiama Critical Habits e il singolo che ci andiamo a ascoltare si chiama Anthem. Loro mi sono piaciuti parecchio perché fanno pop punk sullo stile No Pressure. Ok, Ok? tra l'altro, come ogni gruppo pop punk al mondo, ha un pezzo che si chiama Anthem. Esatto. E purtroppo non li ho Adesso ancora così visti mi dal vivo. vengono in mente Blink, che ne hanno tre, che Anthem. Sì, anche Good E Charlotte ne hanno uno. Good Charlotte, e poi ne avevo un altro ancora, e gli Zebrahead. Il Zebrahead, sì. E già siamo a 6-7 canzoni, mi sa. Ottimo. Purtroppo no, non li ho sentiti live, anche se avevo modo, però non sono riuscito, ma ho visto dei video e l'attitudine è proprio quella a stile No Pressure, quindi ero curioso dai video che ho visto, è uscito il disco Anthem, secondo me è molto figa. Andiamoci a sentire. Bella quella lì. Different screen from generation vampires.
sentire che questo è cortissimo. Sì, aspetta che te lo dico. Dai che mi sta gasando così, dai, questo sì, è un po' da inizio album. Sì, infatti è la prima. Infatti, immaginavo. Nothing About Me. Andiamo ad ascoltarci, allora, Everything Sucks. E vai, come i Descendants. Perché non mi fa... Eccetera. Okay, aspetta, in critical. Così, ecco, Everything Sucks, così da avere un po' più di reference. Sì, però c'hanno quell'attitudine lì che ti dicevo, che a me è piaciuto molto. Bene, sta suonando in giro? Poco. Infatti ti ho detto, ho avuto, cioè c'era una volta negli ultimi 3-4 mesi che avevo la possibilità di sentirli, non sono andato, però vabbè. Ok, interessanti. No, no, dai, anche perché è un genere questo che adesso può avere un suo ritorno. Sì, modo suo, sì. Con l'attitudine giusta. E infatti, era quello che ci tenevo a sottolineare. Va bene, andiamo avanti e ci spostiamo in Nuova Zelanda. Wow. Ci spostiamo in Nuova Zelanda a Nelson, che io, memore della puntata precedente, sono andato a vedere... se c'era qualcosa a Nelson di particolare di cui parlare, e non c'è un cazzo.
Quindi non c'è Niente da caso. fare, questa è montagna. No, mare, 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 ok. però Tasmania, è la Tasmania. Parlano di Ah, che no, Tasmania. Tasmania è addirittura, cioè, è così, c'è l'Australia che è il blocco, la Nuova Zelanda da una parte, la Tasmania è sotto Allora non l'Australia. c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo, ho sbagliato a leggere. È Perché nella lo so parte. bene, perché tipo Striborg, una delle mie band black metal preferite, che è una black metal band, e lui viene dalla Tasmania, adesso fa tutta Ah, questa synth pop. E quindi, dai, mi sono mega informato, però lui è proprio ok. della Allora c'entra, Tasmania. ho sbagliato a leggere Wikipedia in inglese. Non so cosa Ci c'entrino sta. con la Tasmania i ragazzi di Nelson. Vabbè. Quindi, Regast, chi c'è in chat o chi guarda in podcast, adesso organizziamo. Sai che adesso è la nuova roba degli youtuber barra influencer organizzare i Si viaggi. vola, Vi portiamo si tutti in vola. Sivola, WeRoad. Che cosa mi sembrano delle gran megate? Perché vai con questi che sono dei newbie della vita. È l'ultima roba che farò nella vita, Regast. Piuttosto, no, non la farò mai. Beh, però Kant, io un viaggio con te a un concerto negli Stati Uniti lo farei domani, eh. Ma io anche quando andavo in giro con i miei amici mi prendevo gli aerei per i cazzi miei, gli alberghi per i cazzi miei, in modo che non avevo mai nessuno tra le palle. Comunque, a parte questo, tutti faremo la gita adesso a Nelson in Nuova Zelanda Adesso, adesso. e No, stiamo lì adesso 3 ci settimane. sediamo tutti i posti di cui parliamo, più strani di cui parliamo in questo format e facciamo il giro. 3 settimane a Nelson in Nuova Zelanda, così, giusto per ambientarci per il verso. Va bene, comunque ci spostiamo a Nelson, Nuova Zelanda e andiamo ad ascoltare una band che si chiama Grip Tape. L'album si chiama EP2. Ok. Allora, è interessante questa band perché in realtà, allora, loro si definiscono anche loro pop punk, però in realtà all'interno dell'EP ci sono pezzi pop punk classico, diciamo, anni 2000, e però dei pezzi emo attuali, attualissimi, e dei pezzi un po' più tirati, vorrei dire skate punk, diciamo alla MXPX musicalmente. Quindi è molto interessante come band e noi ci ascoltiamo Brain Dead. Ok, interessante, sarebbe da ascoltare l'album perché con tante influenze di solito mi lasciano sempre un po' spaziale, spiazzato, però sentiamo questa Brain Dead e poi anche filone dei tanti. Soprattutto il rullante così alla vecchia, mega mega figo quello. E il rischio mappazzone mischiando tutte queste influenze c'è, lo ammetto, dopo dal secondo Vero. disco. Sì. Se vuoi, My Head è l'altra che consiglierei per capirli un po'. Ok, quindi l'altra Vegas è My Head e dicono un po' la Starstyle degli inizi, non, ci sta come Sì. proprio i primissimi.
Ma mi è piaciuto i suoni molto, quindi con dei suoni così possono fare qualcosa di bello. Sì. E poi dai, un gruppo che sicuramente bisogna ascoltare bene il disco, perché se hanno poi tutte queste influenze vanno a confondere. Come quando facevano gli album, le band emergenti negli anni 90, che c'era il pezzo ska, il pezzo punk rock, quell'hardcore. Io stesso, le mie band delle superiori erano così. Sì, vabbè, è normale. Beh, credo, a parte credo che siano molto giovani. Comunque, la cosa strana è stata che tutti i pezzi li hanno registrati nel 2022, ottobre 2022, e sono usciti adesso. Quindi, boh, non so perché, cioè, li hanno fatti decantare oltre un anno, non so perché, non so esattamente perché. Però, vabbè. Ok, torniamo in Europa. Torniamo in Europa e ci ascoltiamo, andiamo a Stoccarda, ci ascoltiamo gli Snack Wolf. Scritto come snack da mangiare, Sì, e lupo. tutto attaccato? Yes. E Snack Wolf? il pezzo si chiama Falling Apart. Il disco è Lunch Breakdown. Siamo sull'hardcore melodico. Immagino, perché già a guardare adesso le grafiche rimandano subito gli Headcliffs, dai, quella Sì. scena hardcore melodico Tedesca, europea, sì, no? europea, europea, sì. Centro-europea, anche i Krang possiamo mettere. Come si chiama il pezzo? Sì, Falling Apart? E c'è pulita parte. proprio ormai quello stile che metti proprio in questa scena hardcore melodico. Skate Idrangheta, park, anche sì. Ma anche i nostri Coconut Planter. esatto. Sarà proprio un disco di genere, perché appunto in questa scena Sì. hardcore melodico proprio sono dischi fatti sempre bene, molto di genere, a volte non è un super complimento al genere, molto manieristici Sì. vengono fuori. Però cioè, se uno è un fan del genere è proprio una golden era questa, perché sta uscendo tantissima roba con proprio anche uno stile ben preciso e anche un immaginario. Sì, allora è un genere che secondo me sta uscendo tantissima roba, ma sta soffrendo un po'. Sì, Sta soffrendo un po', al contrario dei due generi
dal genere che l'ha generato, cioè dall'hardcore, e dal genere che ha generato, cioè il pop punk. Secondo me è il genere in mezzo che sta soffrendo un po' Ha di più. poco appeal, infatti dicono Golden Era perché sta uscendo tantissima roba, se ti piace proprio quella roba lì, ok, però vedo che come immaginario così ha poco appeal, anche questo essere molto cartonato, mega colorato, non lo so, e sai cosa mi fa riflettere? Il fatto che non ci siano band americane con questo immaginario o poche, ne abbiamo passate qua anche l'altra volta qualcosa, mi pare, però... È una roba che sta nascendo che sta pompando dall'Europa e quindi non è mai un buonissimo segno quando, e soprattutto in No, ma Germania, infatti. pompano qualcosa perché, vabbè, ci sa, non è il posto che fa i trend, però ho visto per esempio anche adesso, c'è il tour dei Drunk Tank con Sì, con i i Bill Billabong. Bong che vengono qua. Però sì, non so quanto appeal possono avere adesso, Non lo non so, lo so. cioè, vabbè, poi io sono fan del genere, lo Sì, sai, comunque, lo diciamo, una fan del genere, però conoscendo quello che c'è fu... però effettivamente mi rendo conto che cioè quell'immaginario là sta soffrendo parecchio. Cioè, ma vabbè, parlo da Sladder e Sì, da vai, vai. uomo di comunicazione e marketing. Cioè, tendenzialmente il genere siamo più o meno lì, un po' più melodici, però Sì, più o dai, meno siamo voi lì. siete più... Siamo un Sì, pelino voi... più melodici. Sì, più Però come pop. immaginario, cioè, ci stiamo avvicinando molto più a quello che è il mondo, se vuoi, dei Lawrence Arms, perché gli dà un connotato molto più pro, secondo me. Non so se riesco a spiegarmi, Sì, però gli dà un'altra. capisco, è un po'... è quel genere lì, ci vedo poco appeal attorno, Purtroppo sì. perché non lo so, non ci sono grandi nomi internazionali in questo momento. Sono i Chaser. Sì, i Chaser, però i Chaser è una band che si è fatta 20 anni di gavetta, buoni 20 anni. Eh sì, Per poi eh sì. avere un buon successo con Con un gli ultimi discreto due dischi. successo con l'ultimo disco, L'ultimo, fondamentalmente. L'ultimo. Però hanno lavorato una vita. Le sì. band maggiori del genere sono tutte bollite. Il fatto forse che poi rimangano su le band principali da bollite non aiuta perché... Non c'è un ricambio, non c'è un Sì. ricambio, è vero. Cioè, anche ieri mi è arrivato, dopo più verso l'hardcore, in una chat il pezzo, tra l'altro a sentirne parlare così sembra figo, dei Red Skidders nelle Stiglie, RKL, che tornano nel 2024. E la prima cosa che ho fatto, ho googolato Carrello dei Bolliti e l'ho mandato. Tra l'altro c'è anche Tony Foresta alla voce, però cos'è? I tre delle Gwagon che ce la fanno, quindi Chris Rest, Dave Brown Raposo e e Raposo, Raposo. assieme all'altro chitarrista e Tony Foresta, hanno rimesso su perché Flippin e Joey Cape non ce la fanno più. Però cioè, secondo me gli RKL avevano senso con la loro attitudine negli anni 80, eccetera. Andare a resuscitare adesso gli Eh sì, ma RKL un non ha po' come tutte senso. quelle band degli anni 80, secondo me. Per esempio Enrico dice troppa derivatività, With Honor, bel disco, l'ultimo cambiato Bello. poco, Conosci Kant? sì, With Honor, Carino. loro direi che erano Po' più sull'hardcore. un po' più sulla corte, no, me li confondo forse con degli altri, Geo Sì, Kill non ne Bills, avevamo sì, parlato qui. Vabbè, già. comunque sia, dopo tutte queste belle premesse, se vi sono piaciuti gli Snack Wolf, potete comprare il loro vinile nel loro Bandcamp. E tra l'altro Per Splatter Green e Yellow. chi escono, si autoproducono? No, per third, vabbè, sono usciti un po', penso gli abbiamo fatto la distribuzione americana e i ragazzi di Punk Rock Radar. Ok. E però escono per 30 Kilo Fiber Records, mai sentita? Penso sia tedesca, E anche non io. In bocca al lupo, cioè.
È sempre bello quando nuove band si affacciano. Sì. Ok, torniamo in Italia per una band che forse potresti presentare tu meglio di me, perché sono i Packers. Urca! Sai che ancora non li ho visti dal vivo? No, io sì, e mi sono piaciuti parecchio. Allora, il disco si chiama... Li ho sentiti e mi sono piaciuti molto. E allora, Packers, appunto, e l'album si chiama... Row, Rav, con le W. E P-A-C-K, vero? Sì. A vedere se c'è Row. Un attimo. Allora, sono qua nella mia zona... E eccolo qua, trovati. E tra l'altro li conosco tutti personalmente e quello che ho sentito per il momento mi è piaciuto molto. Non vedo l'ora di vederli dal vivo, dopo tra un caso e un altro. Io è quasi più fatica a vedere le band per me locali perché sono spesso via, come si sa. E quindi magari suonano sempre il weekend i gruppi, diciamo, local. Loro vengono da Pesaro. E però quello che ho sentito mi piace molto. Alcuni hanno suonato negli Edward in Venice, molto giorni molto di bene. Gloria, anche nei giorni di Gloria, giorni di Gloria, eccetera. Devo venire all'Hillside West. Io era sabato sera, lavoravo, non riuscivo, però ci sarei venuto molto volentieri. Quest'anno Me l'ha scritto live, Rico, me l'ha scritto live, quindi è tutto vero. Non è una scusa, Kant sta dicendo la verità. Sì. Non è stato ancora annunciato niente, vero, però? No, dico, Kant, no, stavo dicendo che quella volta dell'Hillside me l'hai detto dal vivo che non riuscivi a venire perché stavi ancora lavorando. Quindi era per dire... No. Ah, ok, andate al prossimo Hillside perché sarà molto figo. Ok, posso dire questo. Ci saranno dei super gruppi. Ottimo. Dei Packers cosa ci ascoltiamo? Packers? Dei Packers ci ascoltiamo In Between. Io loro, allora, secondo me, loro, se l'easy core fosse stato fatto in maniera consona, sarebbe dovuto essere così. Questa è la mia descrizione. Non ci mettiamo a valutare l'easy core, però non mi sembra nel luogo... No. No, però io dico che se quella volta che si sono inventati l'easy core l'avessero fatto con cognizione di causa, sarebbe uscita una figata così. Ok. Sì, cioè, secondo me ci vedo un'altra... adesso sentiamoci il pezzo che... questo adesso non ho... così me lo sento anch'io, che non me lo ricordo, e poi ne parliamo. Did you ever feel alone? How many times have you had this nightmare? How long are you gonna...
visto Worlds? Sì, dovrebbe essere, non me lo ricordo, penso di Cazzo, sì. bello, proprio fighissimo. Mi ricordo che avevo visto il video, non mi ricordo, cioè, non mi ero neanche segnato dell'album, quindi adesso me lo andrò ad ascoltare. Poi domani quando taggerò i Regas, magari ci si sente che magari meritano anche un'intervista Eh completa. sì, sì, comunque sì, era il pezzo del video, confermo. Per distanza comunque della roba che abbiamo sentito oggi, quella che mi è piaciuta di più proprio, cioè No, sono stupendo il tuo figli pezzo, forte. l'ho già Figli sentito. forte. Sì, Comunque, dopo. Rico mi ha mandato uno screen di un messaggio che ha mandato a un suo amico dove dice: Sì, e secondo me ok. la cosa figa loro è che hanno preso una roba esistente e che mi ha sempre fatto cagare, l'Easycore, e l'hanno fatta finalmente suonare bene. Io la Guarda. condivido sta cosa. E allora, sì, la parte dei cori ci può stare. Fa conto che su questo canale si può rivalutare tutto tranne i regimi totalitari e l'Easycore. Sono le due cose che aborro. Ok, quindi su queste cose non è. Chiudo questa mia teoria. Chiudo ufficialmente No, no, qui no. questa mia teoria. E allora, quando uscirono gli Edward in Venice. E mi ricordo con Zama, eccetera, e li facevamo, molto stile No Trigger. E i No Trigger ce li sento tantissimo ancora, negli Edward in Venice sono spariti totalmente. E hanno avuto questo refuso qua dei No Trigger migliori nella prima parte. Sì, Poi c'è tutta è quella vero. parte corale che sì, è assimilabile un po' all'easycore, eccetera. Però, boh. Ma mi è piaciuto È un'altra cosa, bene, cioè una. è fatto bene, un'altra cosa, dai. Sì. Beh, sono fighi, c'è poco da fare. Sono fighi e basta. No, proprio bello, bello come pezzo. E ti dico, non è tutto nelle mie corde, però gira tutto fottutamente bene, quindi dai. Perfetto, bravi Regas, adesso dai il contatto a breve perché. Se non disco fuori. Dal vivo li hai visti te, quindi Sì, ne come ho si visti sentiva per te? all'Hillside. Erano già in Sì, quattro? erano già la Sì, formazione completa, perché sì. è arrivato Nico, che lo conosco, dei Necker, ha suonato in un Sunday Project, in tutti i gruppi, lui è un acquisto. Mi sa che Riescono. quello che ho visto io era il primo live loro, eh. No, con lui. Ah, no, allora. Ma forse in generale, E in generale? Forse E sì. riescono a restituire questo sound così pieno? Sì. Ok, questo è importante perché il grosso problema di certe band di questa mandata era che non riuscivano, soprattutto No, no, italiane. io mi ricordo che ero con Rico quella sera, anche tra i vari, e visto che qui è testimonianza, e ci siamo detti, cazzo, ma stanno tirando giù tutto, cioè proprio potenti, potenti, cazzo. Cioè, una band, per esempio, italiana che faceva easycore e tirava giù tutto erano i Fort & Gol. Dopo, vabbè, sai che erano i miei amici, li facevo da roadie, però molto amici. Il genere non era mai stato il mio preferito come genere, però ho girato molto con loro, ho fatto da roadie in diversi tour. E loro riuscivano dal vivo a restituire questa botta totale. Poi vedevi molti altri gruppi del genere, anche europei, e che proprio non ce l'avevano. Perché non è facile avere questo impatto ed è fondamentale. No. E cos'è che dice? Il loro chitarrista è un mega nerd dei suoni, ha fatto un mega chiacchierata del sale. Sì, Necker, Penso sia conosciamo Nico, la mia. Nico, sì, ci conosciamo, abbiamo la stessa età, ci conosciamo da sempre, quindi è veramente uno che ne sa a tronchi. No, secondo me live meritano, cioè, poco da fare. Sia live che su disco meritano. Sono piaciuti parecchio. Cioè, secondo me è una delle band di rivelazione dell'anno in Italia. Ottimo. E loro perché sono usciti? Self-released? Ma sai che mi sa che hanno fatto tutto da soli? Fammi Sì, immagino, dai. È questo, vedere, dai. ma fammi controllare un attimo, ma secondo me. Sì, Nico, Fort & Gol molto fuori di strong, ma non penso che l'abbiano mai. Cioè, oltre che ce l'hanno suonato diverse volte insieme, non l'hanno mai nascosto. Era proprio uno dei loro riferimenti, dei loro più grandi riferimenti. Assolutamente. No, dai, tanto il primo EP è sempre self-release, dai, va così. Sì, Quello è dopo. certo.
Sì. Va bene, siamo arrivati all'ultima. Visto che abbiamo una cosa che ricorre nelle varie puntate, è la One Man Band. Non è la prima volta che succede, vero Canto? È la prima volta. E questa volta parliamo... È successo spesso. Questa volta parliamo di Steven Neufeld, personaggio polistrumentista che si divide tra la California e la Germania, che ha fatto uscire un album che contiene 13 pezzi, però lui, al contrario dei progetti One Man Band di cui abbiamo già parlato, ha una band, quindi fa anche i live, però scrive tutto lui, registra tutto lui, fa tutto lui. Allora, Steven Neufeld, l'album si chiama Vagaries. Ce l'ho. Il pezzo è Oma's Song, reference, no use for a name, ma al 2000%. Partiamo bene dopo una reference abbastanza difficile da avvicinarsi, ma non vedo l'ora di sentirmelo. Steven Neufeld, però sempre come band escono sotto nome Steven Neufeld. Sì, sì. Eh sì, perché fa tutto lui, ha solo una band di turnisti per i live. In America o in... vabbè, ne parliamo. Last night we lost one of our greatest. She passed away peaceful asleep. 77 years wiser, the family grieves. I guess she was determined to be somewhere else. Left us her legacies there on our shelf. And I want that for myself. So while I still have my health, I'll be there to make our Oma's memory proud. Where should we believe? Life calls home now. Everyone believes heaven or hell. I still have my doubts. It's that simple to finally live for something greater than ourselves. Death brings us painful reminders that all life must perish the same. May a mindful existence transpire, if that's all we need. So leave one candle burning and don't forget why. Mistakes will lead to learning to get by. But I won't back down, yeah we all belong. I sense the tides are turning, our destinies right now. Calls home now. Everyone believes heaven or hell. I still have my doubts. It's that simple. Let's finally live for something greater than ourselves. Where should we believe? Life calls home now. Everyone believes heaven or hell. I still have my doubts. It's that simple. Let's finally live for something greater than ourselves. Afterlife, conundrum, mysteries abound. Allora, troppo derivativi. Sì. È dicembre che stiamo ripercorrendo, quindi non era facile tirar fuori i 5 pezzi. Ragazzi, non era facile, era trovare 5 chicche era difficile. È venuto fuori 4 fighe, queste, con tutto il bene che si può avere al buon vecchio Steven, se fai fare a una intelligenza artificiale dei pezzi banali dei No Use For A Name, mi viene fuori sta roba qua. Poi c'è dei derivativi sulla una delle più grandi voci in assoluto e esci con le ossa rotte, normale. Cioè, è carino il pezzo, eh? È carino il pezzo. Sì, però quando ti ho detto No Use For A Name al 2000%, cioè volevo far capire che era veramente 2000%. No, hai fatto bene, benissimo a portarli anche per confronto, perché boh, cioè, secondo me è proprio sbagliato approcciare così, perché
boh, fin troppo. Sì, sì. Cioè, troppo, cioè, va bene avere l'ispirazione su certe cose, eccetera. Sì, poi diciamo che ho portato la canzone forse più No Use for a Name. Più No Use for a Name, ok. Forse sono stato bastardo anch'io, però... però... Ma pensi di aver fatto il commento più cattivo della mia vita, se vuoi far fare dei testi banali all'intelligenza artificiale, dei testi banali delle sue amiche, che stronzo che sono. No, dai, poi sulla voce lì è fatica, perché ti vai a scontrare, misurarti con uno dei più grandi cantanti, con una grandissima personalità, e quindi hai quel range vocale, però inavvicinabile. Infatti le cover di No Use for a Name, nell'album di cover, secondo me sono venute molto bene con chi ha preso i pezzi e poi ha voluto fare qualcosa in salsa propria. Vedi come fecero per esempio in FX con The Short Spear, è venuto fuori un capolavoro. O gli stessi Strong Out con Soulmate, cioè Rage Against. Prendi il pezzo, lo fai tuo e lo suoni come lo suoneresti te, perché se vai nel loro campo è impossibile. Sì, assolutamente. Ma anche per un discorso emozionale, emotivo. Sì, emozionale, tutto il resto. È una delle band sulle quali è più difficile scontrarsi. Infatti, quando poi ci fu il progetto No Use for a Name and Friends, io li vidi anche il Groove Rock. Non ti è piaciuto? Non mi era piaciuto. Dai, cioè, ci sta, non c'è più il cantante. Fine, dai, amen. Ci dispiace a tutti, però è un capitolo chiuso, penso. E ci sta a tributarlo. Sono contento quando una band fa una cover dal vivo, però l'ha fatta anche noi. Ah, sì, sì, no, ma è fighissimo. È una delle band più fighe da portare. Cioè, i pezzi scritti della Fat Wreck era probabilmente la band, come si può dire, più facile un attimo da approcciarsi, sì. Che si va a coverizzare loro in FX, possiamo dire. Però i No Use forse sono proprio il primo step, perché rispetto ad altre... I pezzi sì, soprattutto gli ultimi album erano proprio accessibilissimi. E chiunque non conosca anche il genere, eccetera, però vai a fare una canzone di No Use for a Name ed è sempre una canzone bella, perché è quello che più sono riusciti a fare, delle belle canzoni, perché era lì che erano superiori a molti altri gruppi del genere, non nello scrivere pezzi incredibili. È lì. Ci sta. Sì. Fico. Va bene. Ok. Ah, direi che ci siamo allora. Direi che ci siamo. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso gennaio vedo che già cominciano già tante cose ad uscire, vero? Sì, no, gennaio è bello ghiotto. Gennaio è bello ghiotto e fammi vedere, adesso mi ricordo quanti. No, forse album io questa settimana, che è la prima di gennaio, ho parlato solo di uno, però ce ne sono, ci sono gli Odor, anzi ci sono i Retarded, cioè c'è un botto di roba che arriva. Sì. Tra l'altro gli Odor suonano dalle tue parti? No, suonano a Joshua, a Como, quindi faccio un po' di strada. Ok, io visto che suonano a Cesena. A Cesena, quindi li vado a vedere domenica sera, quindi molto molto easy. Bello, dai, sono gasato. E qui dicono anche i Cree che non conosco. Ah sì, sono una band Ramon's Core, è uscito il disco venerdì. Ah. È molto molto pop, cioè la parte più pop del Ramon's Core. Un po' sound Masked Intruder, per dire. Urca, ve li ascoltavo oggi pomeriggio i Mask Intruder. Madonna, si mancano loro, cazzo. Sì. Non ho capito. Un po' più grezzi, però. Un po' più grezzi dei Mask Intruder a livello di suoni, secondo me. Cioè, i primi due album e l'EP, dopo il terzo album, lasciamo un po' a desiderare, ma hanno tirato fuori dei pezzi, ragazzi, i Mask Intruder. Stata veramente una band incredibile. Sì, secondo me quando è arrivata Violet si chiamava, Viola, lì sono un po' calati.
Dopo la formazione ha cominciato ad avere grossi problemi. I primi due album sono state due mine proprio clamorosi. Cioè, scrivere punk rockante. E mi ricordo che su YouTube, sotto gli album, c'era sempre quello che commentava. La mia parte preferita è quando c'è il tipo che ama la tifa e scappa dalla polizia. Cioè, perché tutti... Puoi fare proprio dei concept album con sempre lo stesso argomento. Che bendona. Allora, salutiamo i ragazzi della chat. Allora, i Cry escono il 12. Ah, ci sentiamo la prossima, ok. Post Ramone fino 2003, Campaign Games scorsa settimana, wow, e quindi tanta roba, regas, noi ci vediamo i primissimi di febbraio, i primissimi giorni faremo, perché dopo io riparto per New York, quindi cerchiamo di farla prima che io parta. Sarà tipo, cos'è, il 3 sì, sabato, il 4, lunedì, una roba del genere, io al 5/6. Il 5, perché i 6 sono già in viaggio, quindi probabilmente okay. 5, e poi a febbraio dopo faremo anche Warhols, tornerà anche in Slather mode. Version, va bene. Okay. Perfetto, ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo lunedì prossimo con Franz Massa, che proprio prende una puntata delle sue con un po' di membri della scena di Milano, e invece martedì ci sarà Barlow degli Arcade Boys, che abbiamo fatto amicizia a Torino e viene okay. a trovarci a parlarci un po' di punk rock. Dai, ragazzi, grazie Warhols, grazie a tutti, a settimana prossima, bomba! Ciao ragazzi!